Se poi allarghiamo ancora lo sguardo, possiamo contemplare che la nostra società, il nostro modello di società, si basa su alcune grandi strutture pubbliche che costituiscono la base, la premessa e la base della nostra convivenza civile, anche della nostra felicità individuale. Le istituzioni preposte alla trasmissione del sapere, i modelli dell'istruzione pubblica, che nascono a partire dall'illuminismo, quando l'istruzione poco per volta smette di essere privata e viene gestita pubblicamente. I modelli dell'assistenza sanitaria, che si sviluppano soprattutto a partire anche questi dalla rivoluzione illuminista. Il modello soprattutto di giustizia, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue lentezze, tutte le sue inadempienze, ma pur sempre un grande modello che permette a ciascuno di noi di avere la legittima ambizione a vedersi riconosciute le proprie ragioni anche al cospetto di un uomo molto più ricco, molto più potente. Almeno sul piano teorico questo è completamente possibile. E beh, alle spalle dell'illuminismo abbiamo la giustizia amministrata nei modi più vari, ma prevalentemente per secoli a capriccio o gusto del nobile di turno, del signore che ha il potere di decidere chi ha ragione e chi ha torto. È con l'illuminismo che la moderna interpretazione della giustizia, del sistema giuridico, si forma, si organizza, si teorizza e viene poi applicato e messo in pratica. Pensiamo al grande Montesquieu, autore dello spirito delle leggi, uno dei maggiori autori dell'illuminismo francese, ma pensiamo anche ai nostri Beccaria milanese o Filangeri napoletano, due autori che provengono dai due principali centri di irradiazione dell'illuminismo italiano, Milano e Napoli. Parlando di Montesquieu, di Filangeri, di Beccaria, parlando della giustizia, non si può fare a meno di passare ancora a un altro aspetto decisivo della nostra vita di oggi, che ha però le radici saldamente affondate nella stagione dell'illuminismo. L'idea della democrazia, come noi la concepiamo, cioè l'idea di una democrazia che si regge su un equilibrio di poteri diversi, cioè sulla divisione dei poteri. Sull'idea cioè che il Presidente della Repubblica ha un certo potere, il Presidente del Consiglio ne ha un altro, la magistratura ne ha un altro, il Parlamento ne ha un altro, che nessuno di questi poteri può da solo prendere una decisione. Perché ove così fosse, anche al limite con il voto popolare, si verificherebbe una pericolosa situazione che metterebbe a rischio la democrazia stessa. Ma l'idea della divisione dei poteri, cioè l'idea che ogni potere controlla l'altro, che la magistratura controlla che il potere politico non rubi, non sia corrotto, eccetera, ma il potere politico fa le leggi che la magistratura deve applicare e così via, è un'idea che nasce nella stagione dell'illuminismo, appunto in particolare con Montesquieu, e che viene poi ripresa, amplificata, meglio circostanziata da innumerevoli autori anche in Italia, nella Lombardia e nel Meridione.